Il video che vi vado a proporre oggi è un po' un esperimento, è qualcosa di nuovo che non abbiamo mai fatto, di conseguenza attendiamo un vostro feedback e i vostri commenti a latere del video stesso. Di cosa si tratta? Si tratta di ricette, come piace tanto dire adesso, fit, quindi con alimenti che troviamo sugli scaffali dei nostri supermercati e che sono di conseguenza anche adatti alle diete. La prima ricetta è come cucinare le patate rosse americane nella friggitrice d'aria. La seconda ricetta è utilizzare il tonno come condito per la pasta. Sappiamo che comunque il tonno può essere utilizzato in mille modi. Di conseguenza questa è una delle tantissime metodologie per cucinarlo. Come terzo ed ultimo ingrediente abbiamo i fagioli cannellini. Anche con questi ci si può sviluppare in tantissimi modi, essendo sia fonte di carboidrati che fonte di proteine. Le ricette sono molto semplici e facili da ripetere. Di conseguenza spero voi lo facciate e le ripetiate. Uno dei carboidrati più interessanti da mangiare in tutte le fasi della nostra alimentazione sono le patate, e nello specifico le patate dolci americane, che a differenza delle patate classiche hanno un indice glicemico molto più basso. Il rapporto è sempre uguale, forse un po' inferiore, quindi rispetto alla pasta è 1 a 3 più o meno, però come indice glicemico sono inferiori. Seguitemi e andiamo a fare una ricetta con le patate dolci americane. La ricetta che vi propongo per le patate americane è semplicissima, è la loro cottura nella friggitrice ad aria. Che cosa vi servirà? Una patata americana appunto, un po' di rosmarino e dell'olio. Io in questo caso utilizzo l'olio spray. Non dovrete fare altro che tagliare la patata americana, cospargerla di rosmarino e spruzzare un po' d'olio. Successivamente con le mani cospargere, far sì che l'olio si cosparga ben bene, metterlo sulla carta forno e introdurlo nella vaschetta della friggitrice. A metà cottura girare le patate in modo tale che si cuociano uniformemente da tutte le parti e attendere il termine della cottura stessa. A me le patate piacciono ben cotte, come potete vedere dal video. Successivamente non dovrete farle altro che impiattarle. Alimento fondamentale è il tonno, nello specifico il tonno naturale. C'è chi utilizza anche il tonno all'olio d'oliva, perché dicono che il tonno naturale viene fatto con gli scarti. Io queste cose non le posso sapere, di conseguenza utilizzo questo. Anche se è più carico di sale, per me non è un grosso problema il fatto che abbia un alto contenuto di sale, che in questo caso è di 1,5 grammi per 100 grammi. Che per noi bodybuilder non è un grosso problema. Il tonno può essere utilizzato sia nella pasta sia assieme all'insalata. Adesso vi faremo vedere una bella ricetta utilizzando il tonno al naturale. La ricetta che vi propongo per il tonno al naturale è molto semplice. Servirà un po' di scorza di limone e un po' di zenzero e alla fine un po' di prezzemolo. Dovrete prendere lo zenzero e la scorza di limone e tagliarle finemente. Metterle all'interno di una padella con un po' di acqua e assieme al tonno naturale. Amalgamare ben bene il composto, attendere che la pasta sia cotta, introdurre la pasta all'interno della pentola e amalgamare il tutto ben bene. Al termine della cottura mettere un filo di prezzemolo, un cucchiaio d'olio e un pizzico di sale. Così è terminato il piatto. Anche i legumi li possiamo utilizzare. Di solito noi li utilizziamo quando riduciamo l'apporto di proteine solide, quindi del pollo, del tacchino, del manzo, quindi nelle fasi che chiamiamo di off, e le sostituiamo parecchie volte con o le proteine in polvere o i legumi. In questo caso in mano dei cannellini, ma potrei avere anche dei ceci o delle altre tipologie di legumi. Con queste si possono fare delle ricette molto simpatiche. Seguitemi che ve ne farò vedere una. La ricetta che vi propongo per i fagioli cannellini è molto semplice. Non dovrete fare altro che prendere un po' di zucchine, tagliarle finemente e metterle all'interno della padella con un po' di acqua e un po' di dado. Successivamente cuocerle e aggiungerle origano e alloro. Nel mentre avrete lavato i fagioli cannellini e li introdurrete assieme alle zucchine per terminarne la cottura. Successivamente, al termine della cottura stessa, andrete a mettere dello zafferano che darà sapore a tutto il composto. Nel contempo avrete messo a bollire dell'acqua assieme al dado che vi servirà per fare il semolino. Semolino per bambini, quindi un'ottima fonte di carboidrati che dovrete tenere più o meno soda in base al vostro piacimento. Successivamente andrete a impiattare il tutto. Spero proprio che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto mettete un like, accendete la campanella e iscrivetevi al mio canale YouTube. A presto per il prossimo video.